Luca Di Bella in compagnia di uno dei migliori giocatori di questa sera, di questa Final Eight, David Logan, 25 punti per lui. Hai detto bene Maurizio, uno dei migliori, ma considerato comunque l'MVP di questa gara David Logan, il re di coppe. Nel 2012 la Coppa di Grecia con il Panathinaikos, nel 2013 la Coppa di Israele con il Maccabi, poi Supercoppa Sassari e ora la Coppa Italia. You are the king of the cups. I mean, you won in Greece, you won in Israel, you won in Italy. How do you feel about it? I feel good. This is my fourth cup in my fourth country, so that's a good accomplishment for me. But you know, shout out to my team. We played our hearts out today. It started from the first quarter. Defense. We built a big lead. They came back. You know, they're a talented team, but we stuck with it. Man, I'm so proud of these guys. Ha detto naturalmente, sono molto contento perché è la quarta coppa in quattro paesi diversi, è stata molto importante l'intensità difensiva, abbiamo iniziato forte, abbiamo resistito alla loro rimonta, siamo riusciti nel finale a chiudere la partita, sono molto orgoglioso di questi ragazzi. What next? You think you can compete against Milan for the Italian Championship? I think at the beginning of the season, the Super Cup, you know, gave us good confidence going into the season. You know, they're the number one team coming into the season this year. We played them hard at our house. Unfortunately, we lost in the fourth quarter, but we were confident all along. We knew if we got through the first game of this tournament, you know, jitters and everybody being nervous, that we had a good shot to win the title. Hanno delle buone possibilità, ho chiesto naturalmente se secondo lui c'era la possibilità e il margine di per vincere anche il campionato, per giocarsi il campionato, ha detto sappiamo di poterlo fare, ce la siamo giocata, abbiamo vinto la Supercoppa, il campionato ci vorrà naturalmente una tensione nervosa molto più alta, ma ci possiamo provare. What's the name of your daughter? Kylie. Kylie, che è la bimba di congratulations so much. Grazie Luca, abbiamo anche visto e conosciuto la figlia di David Logan, una grande partita per Sassari. E Stefano Alice, io vorrei tornare su un concetto che ha espresso Meo Sacchetti: siamo in grado di competere con Milano nella partita secca, e ha ragione. I quarti di finale dello scorso anno di Coppa Italia, la Supercoppa quest'anno nella partita secca, anzi Sassari si sta dimostrando superiore a Milano nelle ultime stagioni. Perché secondo voi continua a sostenere che Sassari ha qualcosa in meno di Milano in un'eventuale serie playoff? L'anno scorso effettivamente è stato così. Beh, perché è una partita secca che richiede questo dispendio di energie, come abbiamo visto stasera e anche nelle precedenti, quando abbiamo ricordato i primi quarti di Sassari, le partenze brucianti, quindi le energie mentali anche, oltre che ovviamente a quelle fisiche e tecniche impiegate in una partita, appunto per uno scontro secco possono essere messe in campo. Probabilmente su una serie più lunga questo viene molto più difficile da mantenere con questo livello della qualità del gioco espresso. Stefano. Da stasera io credo che si ribaltano le situazioni e la Dinamo Banco di Sardegna è la squadra da battere per quello che ha mostrato in Supercoppa e questa sera. Poi c'è l'esperienza dell'Eurolega, stasera il Banco di Sardegna ha tirato 34 tiri liberi, il Banco non tirava tiri liberi la scorsa stagione. E voglio soltanto dire che abbiamo avuto una grande partita di pallacanestro, qui l'MVP Logan, 116 di valutazione per una finale con 101 punti segnati, con Milano che ha tirato al 62. Insomma, una grande partita e una grande dimostrazione.